Ciao amici di TecnoAndroid, ben ritrovati qui sul canale con la nostra rubrica Dietro le quinte di TecnoAndroid, versione autunnale. Perché autunnale? Perché siamo in autunno, anche se si schiatta di caldo e il sole va e viene. Allora, è settembre. È settembre, che si fa? Si comincia un lavoro nuovo, l'università, la scuola, e solitamente voi che fate prima di cominciare qualcosa di nuovo? Ok, voi non lo so, non è un indovinello, ma io compro dei design fotografici, dei design da lavoro, borse da lavoro, tracolle. È una mania che ho fin da bambino. Da bambino mi piaceva comprare lo zaino per la scuola, la tracolla per l'università, insomma, è una passione che mi porto avanti. E quindi ho detto, quanti zaini ho cambiato in questi anni? Tantissimi. Ma da un annetto mi sono assestato con tre tracolle, di cui una, sì, uno zaino e due tracolle, che io trovo veramente fantastiche e vanno dai 20 euro ai 100 euro. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi è la tracolla Bug Smart. Le dimensioni sono 25 cm in lunghezza, 19 in altezza e 13 in larghezza. All'interno ci sono dei divisori staccabili che io al momento ho levato, ma ci entra una A7 III con un'ottica il 28-75 Tamron e un'altra ottica più piccolina, come un 50 mm. Troviamo varie tasche all'interno, è piccola ma molto ben fatta, gli spazi sono distribuiti in un'ottima maniera. Abbiamo gli spazi per l'SD, per le pile, per i documenti, per un sacco di cose. È impermeabile, ha anche una sacca per proteggerla, ma solitamente con questo tessuto dovesse essere alla grande. A me piace molto sia questa colorazione che questo tessuto, e possiamo dire che è l'elemento comune fra tutti i miei zaini e le mie pochette da lavoro, perché a me il grigio piace. È vero, c'è anche in altri colori, mi pare un marroncino, un blu più scuro, un grigio più chiaro, però questo è il colore che ho scelto, anche perché in pandan con lo zaino, con la pochette da lavoro sempre della Bug Smart e con la tracolla che vedremo alla fine. In che contesti io la utilizzo? Beh, è piccolissima, è leggera e per setup veloci, penso a shooting fotografici o per setup tipo matrimoni anche abbastanza rapidi se siamo in giro o in altre situazioni, va benissimo. Io l'ho utilizzata durante un evento all'Aquila qualche giorno fa e devo dire che quasi ti dimentichi di averla addosso, perché è piccola, non senti il peso, te la puoi mettere sia sulla spalla o a tracolla e non ti dà minimamente fastidio. Insomma, una borsa che io quando posso la uso perché mi permette di stare leggero e di muovermi con facilità, magari con un monopiede come attrezzatura fondamentale, non un treppiede o un gimbal eccetera, più questa e sto benissimo. Il secondo prodotto di cui voglio parlarvi è lo zaino KF Concept. Ora, non lapidatemi se sbaglio la pronuncia. Anche questo è grigio, forse un grigio un po' più scuro. È disponibile in vari colori, prezzo dai 50 ai 60 euro. Tenete d'occhio Amazon, perché spesso lo mettono in offerta lampo e scende magari a 45-48 euro. Ok, piccolo lo sconto, però è sempre uno sconto. Anzi, qua sotto vi lasciamo il link in descrizione, così potete monitorare voi stessi il nostro prodotto. L'ho scelto essenzialmente per l'estetica, perché sono un po' fanatico per questo colore e per questo tessuto, ma l'ho scelto per un altro motivo, ovvero l'attrezzatura principale voi la potete conservare qui dietro, quindi la tasca principale che porta all'attrezzatura è sulla schiena, quindi a meno che non vi amputino le braccia o e vi sfilino lo zaino perché voi siete senza braccia, è un po' impossibile che vi rubino quello che vi è all'interno senza accorgervene. Infatti io in metro magari o in treno ero solito scocciarmi con lo scotch gli zaini, perché temevo che l'attrezzatura principale, essendo magari in queste tasche, me la potessero rubare eccetera. Così qua ci metto le cose minori, diciamo, e la maggior parte di roba importante sta qui dentro. La cosa che non mi è piaciuta è che gli spazi non sono distribuiti alla grande, ovvero non abbiamo tante tasche. Per paradosso la tracollina di prima ha più tasche di questa, è fatta meglio, gli spazi sono gestiti meglio. Qui sta un po' tutto da rinfusa, è vero, abbiamo i divisori staccabili, ma tutte le altre tasche non sono comodissime. Le dimensioni sono 43 cm x 15 x 27, resistente all'acqua e ai graffi. Dopo un anno di utilizzo intenso è come nuovo. Nella parte davanti c'è lo spazio per il tablet, altre tasche per documenti e infine un piccolo spazietto lateralmente per un piccolo treppiedi o un GorillaPod. Io lo consiglio se dovete metterci un bel po' di roba e se dovete lasciare lo zaino buttato mentre magari voi state girando, in intervista, un lavoro. Potete appunto buttarlo così senza preoccuparvi più di tanto di oh mio Dio, chissà lo zaino mo si rovina. No,
Veniamo al pezzo forte di questa collezione di zaini, la tracolla della Manfrotto Messenger Windsor taglia M. Non è una tracolla economica, il costo si aggira sui 100 euro. Voi dite, penna tracolla? Sì. Innanzitutto perché è bellissima esteticamente, ha sempre questo tessuto grigio che a me piace tantissimo. Ha gli inserti in vera pelle, all'interno c'è questo design che ricorda un po' il tartan, un po' lo stile scozzese classico, e in più è veramente spaziosa. Metto la mano e guardate quanto ci entra, quanta roba entra. All'interno troviamo un sacco di divisori. Ci può entrare una 6D con un 70-200, più altre 2-3 ottiche, più altra roba, è veramente capiente. Quindi capiente, esteticamente bellissima e soprattutto Manfrotto. E Manfrotto è sinonimo di qualità, quindi gli inserti, il tessuto, il panno all'interno, tutto è essenzialmente perfetto, curato nei minimi dettagli. È veramente una tracolla anche un po' troppo fighetta, quindi con questa magari evitate di buttarla a terra, di trattarla insomma come una borsa da lavoro. È un po' uno zaino fighetto, anche perché se voi voleste potete levare gli inserti all'interno e usarla come borsa normale, anche perché c'è lo spazio per il computer da 15 pollici, quindi computer, libri per l'università, va più che bene. E la cosa più bella è che si può aprire da sopra, quindi noi possiamo prendere la nostra camera, i nostri obiettivi, il nostro computer direttamente da qua sopra. Per concludere il tutto, dietro vi è una piccola cinghia dove possiamo appunto inserire la tracolla all'interno di un trolley, magari nel supporto di un trolley quando siamo in viaggio. Quindi, che dire, 100 euro però veramente ben spesi, a mio avviso. Il video è finito, vi lasciamo qui sotto in descrizione il link a tutti i nostri prodotti. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, a commentare qui sotto, così magari ne possiamo parlare insieme se avete qualche domanda, a condividere il video con tutti i vostri amici e, cosa più importante, attivare la campanellina delle notifiche, così da non perdervi i nostri prossimi video. Ci vediamo domenica con una nuova puntata di Dietro le Quinte di Tecno Android. Un saluto da Manuel, ciao!